sono qui presenti Elena Puccinelli e Manuela Scarpellini, che ne è la direttrice, un centro interdipartimentale, questo è importante al di là delle sigle, perché che raduna il Dipartimento di Filosofia, il Dipartimento di Storia, il Dipartimento di Filologia, quindi di Letteratura, diciamo, e il Dipartimento di Arte e Spettacolo, proprio per far capire come la moda, per affrontare il tema moda, siano necessarie delle competenze molto diversificate. Questo centro interdipartimentale, che appunto ha curato queste due giornate insieme alla Soprintendenza e alla NAI, ha varato due corsi di studio, di cui ci sono oggi qua gli studenti, che sono uno dedicato a, che si intitola, credo che sia la prima volta in Italia che c'è un corso dedicato a storia e documentazione della moda, quindi non solo storia della moda, ma proprio l'accento è stato posto sulla parola documentazione, e l'altro corso per la magistrale, che è di comunicazione e editoria di moda. Anche in questo caso le parole hanno un significato, no? Quindi dedicare un corso all'editoria femminile e di moda e alla comunicazione. E per comunicazione si intende una comunicazione alta in questo caso, cioè una valorizzazione che serva poi a valorizzare tutto un sistema legato appunto al Made in Italy. Insieme a queste due cattedre c'è un laboratorio dedicato alla globalizzazione della moda. Quindi anche questa cosa è interessante, cioè memoria, tutela della memoria, che sembrerebbe, come dire, conserviamo i nostri archivi, guardiamo solo al nostro interno, ma collegato a un laboratorio di moda globalizzata. Quindi immediatamente l'università si è resa conto della necessità di compenetrare queste due spinte, centrifuga e centripeta, per arrivare invece, contorno a dire, a un circolo virtuoso. Oltre alle cattedre, queste cattedre curano tantissime tesi di laurea, forse, anzi, c'è qui tra di voi qualche laureanda e qualche laureata, che sono in parte dedicate appunto all'editoria di moda. Vengono date delle tesi che analizzano la storia di alcuni periodici, anche non solo contemporanei, ma anche dalla fine dell'Ottocento in avanti. Questo perché? Perché, torno a dire, per andare poi eventualmente a lavorare in una testata di moda e a curarne l'archivio, se non si sa come funziona una testata, come funziona il giornalismo femminile di moda, ma come ha funzionato nei secoli, nel senso che gli studenti che vengono al corso di comunicazione editoria di moda l'hanno già sentito più volte, se noi andiamo a guardare le riviste di fine 7 e di inizio 800, troviamo una struttura che è estremamente simile, molto più simile a testate odierne di quello che possiamo pensare, no? Quindi questo fatto va attentamente studiato, e quindi dare gli strumenti per gestire questo tipo di archivio, non bastano gli strumenti, ecco, diciamo, archivistici, è necessaria una competenza storica approfondita. Questo lavoro di collegamento tra la soprintendenza e l'università però parte, e abbiamo poi varato una collana di studi, di cui ecco sta girando in questo momento il volume curato da Elena Puccinelli su Professione PR, volume realizzato proprio sull'archivio di Barbara Vitti, che è stata la più grande PR di moda, l'inventrice, e che ha lasciato il suo archivio appunto all'università proprio dopo un primo articolo uscito sul Sole 24 Ore dedicato appunto alla questione archivi della moda, ed un altro volume su sport e stile. Il lavoro dell'università quindi è nato in stretta collaborazione con la soprintendenza e quindi con il Ministero, ma non dimentichiamo che la Regione Lombardia era già all'avanguardia nello studio e nella tutela dell'editoria periodica in generale, essendo, torno a dire, la capitale dell'editoria e del giornalismo già da tempo. Tutte le storie di moda ricordano appunto la prima testata del 1786, che nasce significativamente a Milano, la prima testata dedicata, il primo giornale di moda, ma a parte questo questa felice primogenitura, è poi successivamente nel corso della seconda metà dell'Ottocento e poi nel primo, della prima metà del Novecento che Milano ne diventa la capitale.
La Regione Lombardia aveva curato insieme all'Istituto Lombardo di Storia Contemporanea e sotto la spinta di Franco Della Peruta tutta una serie di repertori straordinari di bibliografie, di tematiche, di periodici quindi dedicate a vari settori, tra cui importantissima e ancora preziosissima per le tesi di laurea è la bibliografia dei periodici femminili lombardi, faccio vedere, con il famoso segno della Rosa Camuna, le trovate in tutte le biblioteche, sono tutta una serie di bibliografie dedicate a periodici del fascismo, periodici economici, eccetera, eccetera. Questa dei periodici femminili lombardi, quindi non di moda naturalmente, è uno strumento da cui sempre partire quando si studia la storia dell'editoria femminile di moda. Veramente uno strumento straordinario. Insieme quindi alla Regione Lombardia voglio ricordare il Centro di Studi per la Storia dell'Editoria e del Giornalismo, diretto da Ada Gigi Marchetti, che ha la più bella collana, fatta in questo momento da una settantina di volumi, di libri dedicati alla storia dell'editoria. È una collana straordinaria, pubblicata da Franco Angeli, anche questa la trovate in tutte le biblioteche, e di questa collana ricordo solo un volume, anche se ci sono più volumi dedicati all'editoria femminile di moda, di un autore che è oggi presente, che ringraziamo e che sentirete parlare domani al convegno, e che è Giuseppe Sergio, che ha scritto un volume che si intitola Parole di moda, il Corriere delle Dame e il Lessico di Moda nell'Ottocento. Questo volume veramente straordinario analizza la più bella rivista di moda dell'Ottocento, che è appunto il Corriere delle Dame, studiando con un lavoro incredibile il linguaggio di moda sul campo, quindi nella rivista, e giungendo a risultati straordinari per la storia della lingua italiana, ma anche per la storia della moda, anticipando la presenza di parole, di termini e quindi di oggetti, di abiti, di stili, eccetera, di molti decenni. Centro quindi di studi per la storia dell'editoria e del giornalismo, ma fondamentale collaborazione anche con il Comune di Milano, una strettissima collaborazione che si è esplicata innanzitutto in mostre e presentazioni eccetera fatte a Palazzo Morando, che è diventato un po' il centro di studio e anche di esposizione, con una bella mostra che cambia di abiti sette-ottocenteschi conservati di proprietà delle Civiche Raccolte Artistiche di Milano, e che quindi fa da appoggio forte di questo progetto sugli archivi della moda proprio dal punto di vista del polo espositivo e di convegni. Ma Comune di Milano, che ha varato l'anno scorso anche la tre giorni di Book City, un festival della letteratura, il primo festival della lettura e dei libri a Milano, che già l'anno scorso a novembre ha avuto una presentazione di volumi sulla moda, ma che nel prossimo appuntamento, tra il 21 e il 24 novembre, avrà un polo dedicato proprio alla presentazione di volumi sulla moda, e speriamo anche sull'editoria di moda e sulla comunicazione di moda. Questo progetto naturalmente è stato sostenuto e aiutato in maniera preziosa dalla Fondazione Cariplo, che da sempre ha accompagnato i percorsi di tutela e di valorizzazione del patrimonio documentale ma anche artistico di Milano e della Lombardia, dalla Camera di Commercio, dalla Fondazione Ferretti, che è il primo importantissimo esempio di fondazione nata sulla memoria, sul patrimonio archivistico di uno stilista, e che sta diventando un centro studi importante di queste, sia delle fonti ma proprio anche del modo di conservarle e di valorizzarle, e la Biblioteca Tremelloni, che, di cui vi parlerà Marco Turinetto dopo di noi. È stato ricordato prima Alberto Lattuada, che è l'ultimo grande disegnatore di moda proprio come professione, non dal punto di vista stilista, di stilista oggi tra noi, che ha disegnato non solo il logo degli archivi della moda ma anche il nostro logo del centro MIC, e che il 12 marzo verrà festeggiato a Palazzo Greppi
con la presentazione del suo libro, un libro straordinario, di disegni fatti nelle sue lezioni tenute a Firenze. E soprattutto è un libro che celebra il suo rapporto con gli studenti, quindi il suo passaggio di testimone agli studenti nel disegno di moda. Quindi ecco, sono veramente felice che oltre a questa importantissima occasione del convegno venga subito seguita con la celebrazione un'importante figura di disegnatore che speriamo lascerà il suo archivio di disegni all'università. Io passo la parola allora a Elena per il censimento, per entrare più nelle questioni pratiche dirette degli archivi dell'editoria. Questo è il mio momento tu adesso. Sì. Vai. Tentano pescare. Buongiorno. Allora, vi racconto nel concreto in realtà cos'è stato il nostro lavoro, cioè quando parliamo di censimento di archivi, che cosa intendiamo e qual è stato appunto il processo e quali sono stati i risultati finora, perché naturalmente quello che volevo dire, la premessa è che è un work in progress, nel senso che qualsiasi suggerimento, qualsiasi possibilità di arricchimento è ben gradita. Gli archivi che abbiamo censito a Milano sono, direi, gli archivi di tutti i principali gruppi editoriali. Sicuramente manca qualcosa, il censimento appunto è un work in progress, però di fatto gli archivi dei più importanti gruppi sono stati tutti censiti. E quindi abbiamo come soggetto conservatore, per utilizzare i termini precisi, i gruppi Ars Arpel, il Canetta, il gruppo Condé Nast, il gruppo Espresso, che è una recente acquisizione del censimento in occasione appunto di questa giornata. Abbiamo censito le testate del gruppo Espresso, quindi di Repubblica e Velvet, che ha recentemente chiuso purtroppo. Poi le testate del gruppo Hearst, del gruppo Mondadori, Mood, che è una rivista di settore, una rivista di trend, e poi RCS Media Group, le cui schede sono state in qualche modo aggiornate e completate, insomma il lavoro di censimento sul gruppo è stato completato anche in questo caso in occasione del convegno. Dopodiché in realtà sono state censite altre due istituzioni, ovvero la Tremelloni, di cui sentiremo parlare fra poco, dal professor Turinetto del Politecnico di Milano, e gli archivi legati all'editoria conservati proprio dal centro interdipartimentale MIC. E infatti il centro conserva gli archivi della PR Barbara Vitti, di cui vedete dietro di me le immagini, e della giornalista Pia Soli. Le tipologie di documenti conservati in questi archivi sono innanzitutto l'archivio aziendale, di cui però non troverete testimonianza in realtà nelle schede di censimento, perché è una parte dell'archivio che in qualche modo non c'è stata mostrata. È un po', diciamo che è l'archivio legato all'attività contabile, ai contratti, al personale dell'azienda, all'ufficio legale, che non c'è stata comunicata, ma che forse anche è considerato non tanto legato alla moda quanto all'attività del gruppo editoriale. Cioè un grosso gruppo editoriale non distingue al suo interno, per quanto riguarda l'archivio aziendale, la parte legata ai periodici femminili di moda, ancora più nella precisione, rispetto a tutta l'attività del gruppo, e quindi è una parte dell'archivio che non abbiamo potuto censire né studiare. Forse come anche proposito per il futuro, si potrebbe tentare nei gruppi, negli archivi delle aziende più piccole, cioè si potrebbe magari provare a censire questa parte, a cominciare a censire questa parte dell'archivio nei casi dove è più mirato, diciamo, dove l'azienda è più mirata sull'archivio della moda. E poi
quello che troverete in tutte le schede è l'archivio del prodotto, ovvero tutti gli editori conservano naturalmente tutta la collezione delle riviste, delle varie testate, e poi l'archivio fotografico. Spesso gli editori conservano l'archivio fotografico come un fondo unico di tutte le testate. Solo nel caso dell'archivio Rizzoli, del gruppo RCS, esiste l'archivio periodici e l'archivio periodici dell'azienda Rizzoli e dell'azienda Corriere della Sera, ma questa parte vi verrà meglio descritta da Cristina Bariani. Il soggetto produttore dell'archivio è in molti casi l'editore stesso, nel senso che ci sono editori come Ars Arpel, Canetta, Mood, che sono organizzati con un'unica redazione che lavora su tutte le testate pubblicate dal gruppo. E se no, abbiamo individuato come soggetto produttore della serie la singola testata. L'editore è anche soggetto produttore dell'archivio fotografico, che come vi dicevo è sempre unico. Tutti gli editori, a partire da metà degli anni 90, conservano copia digitale del prodotto e delle immagini fotografiche, che spesso non vengono più conservate in copia cartacea, quindi spesso l'archivio fotografico è un fondo chiuso. E qui si apre tutto il discorso del prodotto che nasce e muore in digitale, senza mai essere stampato, ovvero adesso esistono come sapete, delle testate che sono solo digitali. Su questo tema non esiste ancora una riflessione compiuta e potrebbe essere un nostro proposito magari organizzare un'ulteriore giornata sulla questione degli archivi che esistono solo in forma digitale. Accennavo prima ai fondi conservati dal centro MIC. Come il portale degli archivi della moda, anche il MIC opera nell'ambito della tutela della conservazione degli archivi. Questa è stata una delle conseguenze più inaspettate, ma sicuramente felici, progetto degli archivi della moda, nel senso che, come raccontava prima Maria Canella, siamo proprio stati contattati come destinatari dell'ascito professionale di alcuni professionisti che operavano nell'ambito del design e della comunicazione di moda e che hanno voluto donare il proprio archivio all'università. I due archivi legati appunto al mondo della comunicazione su cui abbiamo lavorato sono quello della PR Barbara Vitti e della giornalista Pia Soli, che è attualmente oggetto di una tesi di laurea. Come accennava anche prima Mauro Tosti Croce, questi archivi contengono tipologie di documentazione molto diversa, cioè mentre, come vi dicevo, gli archivi dell'editoria sono abbastanza semplici anche da censire, poi ci racconteranno meglio chi ci lavora in realtà questi aspetti, mentre gli archivi delle persone che lavorano nel mondo della comunicazione invece hanno una documentazione molto più vasta, fatta di cartelle stampa, di lookbook, di inviti, di rassegna stampa, di fotografie, di materiali relativi alle campagne pubblicitarie. E mettono veramente in contatto il mondo di chi produce la moda, quindi le aziende, gli stilisti, con chi la racconta e la pubblicizza, e ci permette di comprenderli meglio entrambi. Il censimento, come diceva Maria Canella, è stato il punto di partenza per un complesso progetto di conservazione, di studio e di valorizzazione dei materiali. Quindi concludo anch'io facendo riferimento ai risultati più recenti dei lavori che sono stati realizzati dal centro MIC. Tutti i materiali che abbiamo potuto rilevare nel censimento sono oggetto della didattica dei due corsi di cui abbiamo parlato. Le singole testate, gli editori oppure le testate accomunate dal fatto che trattano lo stesso settore merceologico sono oggetto di tesi tradizionali. E lo stesso le tesi, o lo stesso gli archivi di cui ho parlato sono oggetto di tesi, però tutti questi argomenti sono stati anche oggetto di tesi elaborati in editoria multimediale e seguite dal professore Francesco Tissoni, che collabora anche lui col centro MIC. Per quanto concerne la valorizzazione, cito ancora i volumi di Gemma e Barbara Vitti, il volume dedicato oggi all'archivio di Gemma e Barbara Vitti, ma un altro esito del nostro lavoro è stato anche la collaborazione
con RCS alla realizzazione della mostra Lei e le altre, curata da Maria Luisa Frisa e allestita presso la Permanente nei mesi di settembre-ottobre del 2011. Anche in questo caso la nostra conoscenza, diciamo, della storia delle varie testate ci ha permesso di contribuire alla ricerca preliminare per la realizzazione della mostra e poi la stesura delle schede relative alla storia delle diverse testate periodiche di RCS. Grazie. Grazie mille a Maria Canella e Elena Puccinelli per questa panoramica sia su tutto il complesso delle attività legate alle iniziative Archivi della Moda in Lombardia, e nello specifico le attività del centro NIC, e per questi dettagli, questa rapida panoramica sul lavoro di censimento realizzato con la soprintendenza archivistica e con la collaborazione degli interessati. I dati del censimento sono pubblicati sul SIUSA e per estratto anche sul portale, raggiungibile anche dal portale degli archivi della moda, SIUSA, Sistema Informativo Unificato, Soprintendenza Archivistica. Ora